A questo punto il prodotto penetrerà in ogni piccola fessura e con una leggera pressione la superficie sarà perfettamente liscia. Applichiamo circa un metro quadro. 30 secondi dopo, e con la spatola ben pulita, lucidiamo in questo modo. Posiamo la terza mano anche sullo stencil e lucidiamo. Miracolosamente vedremo emergere dal muro il decoro in trasparenza. Passando al metro quadro successivo, ci sovrapponiamo al precedente, eliminando così ogni possibile segno di giunzione. Se desideriamo vedere evidenti i segni del passaggio della spatola, aumenteremo la quantità di additivo nella terza mano. A questo punto il lavoro è completato. La parete è compatta, lucida, morbida e completamente traspirante. Ma l'arte e la possibilità creativa di questo marmo liquido va ben oltre queste poche immagini e risiede nella fantasia e manualità di coloro che decidono di giocarci. Un piccolo esempio di ciò è nell'applicazione in più colori contemporaneamente. Ponendo due o tre colori direttamente sulla spatola, otterremo un effetto multicolore molto originale ed artistico, mantenendo lo stesso risultato marmoreo. Da perdere.